Eccoci qua ragazzi, dopo una bella piovuta il nostro terriccio si è ben umidificato e siamo pronti per piantumare il nostro bel cuborto. Si parte dalle piantine, quindi io mi sono procurato delle piantine, mi sono dovuto un po' accontentare, chiaramente se vi fate voi il semenzaio risulta molto più facile. È un periodo un po' transitorio per quanto riguarda le piantumazioni, quindi si fa un po' fatica a trovare le piantine. Mi sono un po' accontentato di quello che c'era, c'è un po' di radicchio di chioggia, di finocchi, delle melanzane, però chiaramente riusciremo ad allestire per bene il nostro cuborto ugualmente, utilizzando gli schemi che sono puramente indicativi e dei consigli. Andiamo ad alternare tutte le varie culture in base alla rotazione e alle consociazioni. Le piante più voluminose, tipo melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, vanno messe all'esterno in modo da sfruttare bene anche lo spazio esterno, mentre quelle meno voluminose le andremo a mettere verso l'interno. Quindi andiamo a mettere le melanzane, ne mettiamo 3 di qua e 3 di là. Andiamo bene verso l'esterno, togliamo la paglia, mettiamo a terra la nostra piantina e richiudiamo la paglia. Eccoci qua. Facciamo una leggera pressione e via, bene equidistanti una dall'altra. Eccoci qua. Poi chiaramente andremo a mettere dei tutori perché, come sappiamo, melanzane, peperoni e pomodori richiedono un sostegno esterno perché sennò la pianta si alletterebbe. Bene ragazzi, partiamo dalla parte esterna. Quindi nei consigli c'è carote. Momentaneamente le carote non ce le abbiamo, quindi andiamo a mettere dei finocchi che sono della stessa famiglia, sono sempre delle ombrellifere. Come detto l'altra volta, noi andiamo continuamente ad alimentare la pacciamatura con i residui delle coltivazioni. Io quando metto i finocchi li cimo sempre, di conseguenza non farò eccezione adesso, solo che tutta la cimatura la lascio sul substrato. E andiamo ad alimentare la nostra pacciamatura. Utilizziamo sempre le classiche distanze, quindi all'incirca un 30 cm, e andiamo a coprire. Facciamo due file di finocchi, due di insalata e due di chioggia, in modo da avere un po' di varietà differenti. Bene chiuso con la paglia, leggermente pressato. A questo punto andiamo a mettere la lattuga. Anche qui, se ci piace cimare la lattuga prima di piantumarla, che c'è chi cima, c'è chi non cima, andiamo a lasciare tutto qua, non andiamo a eliminare niente. È proprio questa la logica dell'orto sinergico, tutto in sinergia, tutto che va avanti da solo. Ricordiamoci ragazzi, le lattughe, le insalate lasciamo fuori sempre un mezzo centimetro di pan di terra per evitare di infossare il colletto della pianta che andrebbe a marcire. Di conseguenza la terra arriverà a questo livello qui. E
In realtà la lattuga, insalate, eccetera, possiamo metterle anche più distanti. Potremmo magari metterne una qui tra le melanzane, perché hanno un ciclo molto veloce. Quindi le andremo a raccogliere in poco tempo, prima che diventino grandi le altre piante. Di conseguenza avremo il raccolto dell'insalata e poi si libererebbe in automatico lo spazio per la crescita delle altre piante. Mettiamo adesso un po' di chioggia, ragazzi. Manteniamo sempre la stessa distanza della lattuga, anche se, come detto prima, dato che gli spazi sono stretti, per ottimizzare potremmo metterla anche più vicina, tanto raccoglieremmo prima la lattuga, quando raccogliamo la lattuga, la chioggia, poi lo spazio per svilupparsi. Anche qui il colletto deve essere leggermente fuori dalla terra. Benissimo, a questo punto andiamo a dare chiaramente una bella bagnata. E basta ragazzi, tutto quello che dobbiamo fare è questo: piantare, bagnare e raccogliere. Quando si raccoglie, i resti andranno qui. Non c'è più nient'altro da fare: zappare, concimare e tutte le altre varie pratiche che si fanno nell'orto normale. Nell'orto sinergico non vanno fatte. Noi dobbiamo solo bagnare e raccogliere. Tutto qui. Ah, dimenticavo ragazzi, come in ogni buon orto sinergico, non dobbiamo dimenticarci di mettere qualche fiore utile o qualche pianta aromatica. Io metterò una piantina di tagete. Possiamo ovviamente mettere anche del nasturzio, possiamo mettere della calendula, della malva, quello che preferiamo. La logica è sempre quella. Lo mettiamo qui, così attirerà gli insetti. E fungerà da repellente per gli insetti patogeni. Se si dovesse rompere un fiore, come in questo caso, la logica è come prima, questo lo lasciamo qui. Capito ragazzi? Adesso tutto quello che dobbiamo fare è aspettare che cresca e ci vediamo nel prossimo video per vedere l'andamento del nostro cuborto.